La prima pellicola italiana presentata alla 65esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è stata Un giorno perfetto del regista turco Ferzan Ospetek. La trama, tratta dal libro di Melania Mazzucco, parla della gelosia, di un amore malato, della violenza che porta ad atti estremi. Ma sentiamo Ospetek, intervenuto insieme ad Isabella Ferrari, alla presentazione fiorentina del suo lavoro. È un'altra storia di una grande scrittrice, c'è sempre una passione, almeno all'inizio sembra una passione che è poi una ossessione di questo uomo verso questa donna che a me non mi piace il fatto che io all'inizio pensavo che fosse una cosa di amore, ma poi l'amore non è, perché un uomo che non si vuole bene, che ha un vuoto dentro che lo riempie, lo colma con la sua violenza. Un giorno perfetto racconta la storia di Emma e Antonio, interpretati rispettivamente da Isabella Ferrari e Valerio Massandrea, e delle 24 ore destinate a sconvolgere per sempre la vita semplice eppure unica di un gruppo di personaggi pedinati passo passo. Nel cast anche Stefania Sandrelli, Valerio Binasco, Monica Guerritore, Nicole Grimaudo e Angela Finocchiaro. Un gruppo di attori che non li ha avuti tutti insieme, ha avuti due, tre e alla volta, è bellissima. E dopo l'anteprima di Bologna, il regista è ora a Firenze, che dice essere, dopo Venezia, la città sulla quale prova la riuscita dei suoi film. E sono due piazze per me importantissime da 11 anni, che sono le mie prove del film.